Poi tanto c'è l'ideologia, come dire, spicciola di quelli che dicono la casta, i corrotti, li mettiamo tutti in galera, i professori universitari sono anche loro corrotti, tutte le gerarchie sono corrotte, tutte le elite sono corrotte, nessuna elite deve sussistere se non, beh, ovviamente, il consigliere delegato, i nostri nuovi eroi, cioè i capitani coraggiosi, cioè i padroni del mondo, ma anche tu puoi essere, anche tu puoi diventare Bill Gates. Poi, naturalmente, come diceva il vecchio Schmidt, la verità si vendica e questa roba dura, se va bene, 15 anni, ad esagerare, come il Reich millenario. E cominciano i problemi. Questa è la globalizzazione, l'idea dello spazio liscio su cui si abbatte come un'ondata la potenza universale del capitalismo, che spazza via tutto tranne l'individuo, il soggetto nudo che deve stare lì e nuotare o affogare. Nuotare o affogare. Lo Stato non lo protegge, i sindacati, nessuno protegge. La grande crisi del 2007-2008, che è la crisi dei mutui subprime in America, che vuol dire sostanzialmente questo, che appunto per la serie non vi do lo stipendio, però indebitatevi, hanno fatto credito le banche a persone che si sono indebitate, che non avrebbero mai potuto ripagare il debito, disgraziati, disperati, che si comprano una casa fatiscente, per cui non gli puoi neanche sequestrare, pignorare la casa perché vale niente. Finché nessuno dice queste cose, tutto funziona. Il primo che le dice fa scoppiare la bolla. Ed è scoppiata. Distruzione di ricchezza bestiale, mostruosa. Stati Uniti, che non essendo scemi, buttano miliardi di dollari, ma non sulla società che non va bene, sulle imprese. Comunque le salvano. Noi invece, che siamo dei geni, facciamo l'operazione austerità. Dice, c'è uno scoppio di una bolla? Bene, noi rispondiamo togliendo ancora più soldi. Sacrifici, altro che potenza dell'individuo, altro che indebitatevi. Qui cambia la musica. Maledetto, come hai usato indebitarti? Pagherai per tutta la vita, tu e la tua famiglia. Questa cosa mostruosa che hai fatto, lavora gratis per i prossimi 2000 anni. Questa è stata la risposta dell'ordoliberalismo tedesco, che è la matrice dell'euro. Spazziamo via i debiti, tranne quelli che dovete a noi, alle nostre banche tedesche, francesi, e quelli ce li date tutti sull'unghie, la Banca Europea vi presta dei soldi, voi con quei soldi fate sempre favore di ripagare i debiti a noi e se a voi non resta niente, crepate. No? Il che è avvenuto. È evidente che davanti a una roba del genere avviene una delegittimazione radicale del sistema, la quale però, e questo è il punto centrale del mio discorso, si esprime attraverso gli strumenti che il sistema fornisce. Il sistema è un sistema antipolitico, quando il sistema crolla, la resistenza contro il sistema viene fatta in nome dell'antipolitica. Pensa a te. Invece di dire, bene, abbiamo visto di che cosa sono capaci i capitalisti, adesso rispondiamo politicamente, la risposta è stata, abbiamo visto di cosa sono capaci i politici. E rispondiamo antipoliticamente. Per cui, anche se questi vincono le elezioni, non faranno certamente alcun danno reale al sistema, perché non sanno nemmeno da che parte si comincia. Non ne sanno niente. Non capiscono, non conoscono l'economia politica. Primo, non sono le ideologie che muovono il mondo, è la materialità economica che lo muove. Secondo, questi movimenti non possono non essere tradotti in ideologia. Terzo, qual è l'ideologia che ha vinto le anti-ideologie? Quella neoliberista, che ha una caratteristica, che
è iperottimistica quando le cose vanno bene e quando le cose vanno male è ipervittimizzante, soprattutto nella sua versione tedesca, che è quella dentro la quale viviamo. Ulteriore caratteristica è che è vero che le ideologie sono scomparse, tutte tranne quella neoliberista. Ecco, è vero, cioè davanti alla crisi materiale del modello liberista, nessuno è stato in grado di produrre un pensiero politico, non tanto di alto livello, che c'è, ce n'è finché vogliamo, ma una ideologia che facesse il suo mestiere, cioè organizzare masse intorno a un problema. La cosa più ardita che si è pensato è che attraverso l'ideologia si organizza masse intorno a nulla. Catene vuote di significanti. Mettiamo insieme tutti quelli che hanno qualche motivo di scontento, con che non ottieni proprio nulla. Evidentemente, ovviamente, dopo il terrorismo, dopo la crisi economica del 2007-2008 e seguenti, è stato ovviamente la pandemia. Anche qui, chiunque l'abbia provocata con qualsivoglia fine l'abbia pensata, ecco, cioè, il neoliberismo improvvisamente dice: oh, calma, qui c'è un'emergenza, bisogna rispondere con la politica. Rispondere con la politica è come rispondere col neoliberismo alla crisi del modello keynesiano. Chi paga? Allora pagarono i poveri, gli operai, ai quali si disse Great Moderation. Adesso ritorna alla politica, poche storie, tocca essere seri, chi paga? Il Parlamento.